Sono centinaia gli impianti industriali AIA. Ecco, questo era un fuori programma. Ottimo, quindi grazie per il contributo video che ci ha introdotto, diciamo, nel vivo del tema e che mi offre anche lo spunto per ricordare come l'integrazione, la collaborazione che avviene in queste fasi di ispezione tra l'Agenzia Territoriale Competente e l'ISPRA sia particolarmente importante, non soltanto per la conoscenza territoriale che le ARPA possono dare anche con elemento di contesto, ma anche perché talvolta è emerso in questi anni come vi siano meccanismi non sempre perfettamente coordinati dal punto di vista sia delle responsabilità tecniche che amministrativo-procedurali, soprattutto laddove negli stessi intorni ambientali o addirittura negli stessi stabilimenti quasi, no? Penso al caso che conosco bene della feriale di Trieste, di quello che c'è intorno, insistono procedimenti amministrativi di competenza regionale e di competenza nazionale. Adesso a Francesca Minniti chiediamo di illustrare in circa, abbiamo previsto quasi mezz'ora, i contenuti di questo rapporto, che sono molti, molto articolati, perché ci sono molti dati, molte attività e molta... Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione. Questo appunto è la rendicontazione del rapporto controlli AIA e SEVESO effettuati nel 2016, che è stata compiuta in particolare dal gruppo di lavoro di sistema, il gruppo di lavoro 38, che ha la sua genesi all'interno dei lavori del programma triennale 2014-2016, il programma triennale che ha visto intervenire diversi gruppi di lavoro interagenziali ancor prima dell'entrata in vigore della legge di sistema, appunto, che ha istituito la rete di sistema nazionale della protezione dell'ambiente. Il programma triennale appunto si è articolato dal 2014 al 2016 e ha visto sostanzialmente la predisposizione di una serie di documenti. Siamo partiti dalla linea guida che ha interessato il sistema per rendicontare tutte quelle che sono le attività di sistema di controllo, in particolare su queste due tematiche AIA e SEVESO. Quindi siamo partiti, diciamo, da creare appunto per la prima volta un documento che riassumesse tutte le attività svolte sia a livello regionale che a livello statale. A proseguire siamo arrivati appunto a redigere il primo rapporto controlli, che è stato presentato l'anno scorso e che appunto ha rendicontato le attività di controllo svolte nel 2015, per arrivare poi a questo documento che presentiamo oggi, che è derivante da un intenso lavoro di raccolta, di elaborazione dati, di valutazione anche di questi dati, svolto da tutto il sistema, che qui colgo l'occasione di ringraziare ogni partecipante appunto a questo gruppo di lavoro, perché l'attività di raccolta dati è un'attività importante ma anche scomoda, perché viene condotta spesso e volentieri nei ritagli di tempo fra un'ispezione e l'altra. E quindi andiamo un attimino a definire qual è il campo di applicazione di questa attività, di questa rendicontazione. Il campo di applicazione praticamente investe solo una parte dei controlli effettivamente svolti dal sistema, ovvero i controlli presso gli impianti di competenza statale e regionale interessati appunto dall'ottemperanza all'autorizzazione integrata ambientale, e gli stabilimenti invece inventariati nell'ambito della normativa SEVESO, definiti di soglia superiore e di soglia inferiore. Qual è la differenza fra queste diciamo quattro categorie? Sostanzialmente gli impianti AIA sono disciplinati nell'ambito del decreto legislativo 152 e svariate modifiche e integrazioni, ma in particolare gli impianti regionali sono ricondotti a quelle che sono le categorie elencate nell'allegato 8 alla parte seconda del 152, che sostanzialmente vi elenco, ma sono delle macro categorie all'interno delle quali sono elencate anche altre tipologie di attività. In primis ci sono le attività energetiche, tra le quali ricordiamo gli impianti, le centrali termoelettriche entro una certa soglia di potenza termica, in particolare 50 MW. Abbiamo poi gli impianti di trasformazione e produzione metalli,
l'industria dei minerali, e gli impianti di gestione dei rifiuti, gli impianti chimici entro una certa soglia, e la sesta categoria, che è la categoria nelle quali rientrano attività quali cartiere, impianti tessili, ma in particolar modo, e rappresentano la maggior parte degli impianti di questa categoria, sono gli allevamenti intensivi. Ora, da questi poi estrapoliamo a livello invece statale un'altra tipologia, che è quella elencata in particolare nell'allegato 12, che sono praticamente gli impianti di maggior criticità, ecco, che vengono comunque gestiti a livello statale, quindi l'autorità competente è il Ministero dell'Ambiente, e l'amministrazione di controllo è ISPRA, che appunto effettua le visite ispettive, avvalendosi anche attraverso una specifica convenzione, che è definita anche questa da legge, delle agenzie regionali. E gli impianti di competenza statale sono per lo più centrali termoelettriche con una elevata potenza termica, siamo almeno sui 300 megawatt, e raffinerie, acciaierie, impianti chimici, anche questi definiti con una certa soglia di una certa capacità produttiva. Mentre invece gli stabilimenti Seveso sono quelli elencati in un'altra normativa, che rientrante appunto nella normativa della Seveso 3, definita Seveso 3, che è stata, diciamo, che aggiorna il vecchio decreto 334, che è il decreto legislativo 105 del 2015. Qual è la differenza tra queste due tipologie? Semplicemente la presenza di sostanze pericolose sono gli stabilimenti, che all'interno dei quali c'è presenza più o meno reale dell'utilizzo di sostanze pericolose entro una certa soglia, che viene definita all'interno di questo allegato, che ho indicato qui, l'allegato 1, parte prima e seconda. Ora, qual è lo schema che abbiamo tenuto nella nostra rendicontazione in questo rapporto? Il rapporto è costituito principalmente da una serie di capitoli introduttivi, e poi andiamo a definire le attività ispettive regione per regione e stato, e poi i controlli a carico appunto del sistema statale, cioè appunto dei controlli a livello statale. Ogni capitolo ripercorre queste informazioni che vedete elencate in questo prospetto, e in particolare abbiamo una informazione più o meno dettagliata delle risorse umane e finanziarie che sono state impegnate sia a livello regionale che a livello statale per le attività di controllo AI e Seveso, e poi abbiamo la rendicontazione dei diversi controlli che sono stati effettuati sia per quanto riguarda le visite ispettive ordinarie che per quanto riguarda le visite ispettive straordinarie. Quindi ogni regione rendiconta appunto l'attività svolta nel 2016 per quanto riguarda però i controlli soltanto di competenza regionale. Ci sono poi due capitoli appositi che sono dedicati invece alla rendicontazione delle attività compiute a livello statale, quindi un capitolo per i controlli di competenza diciamo ISPRA, relativi appunto alle attività presso gli impianti AIA di competenza statale, e un capitolo invece che rendiconta le attività di controllo svolte presso gli impianti Seveso di soglia superiore. E come vengono distribuite le informazioni? Sia per le attività ispettive ordinarie che per quelle straordinarie sono indicate appunto le attività, proprio gli impianti con specifica ragione sociale che sono stati sottoposti a controllo nel 2016. Vi è poi una rendicontazione di qual è la distribuzione sul territorio regionale di tutte le varie di tutti gli stabilimenti dislocati, con differenziazione della diversa categoria di attività, le non conformità che sono state accertate nel corso dei controlli, con differenziazione della tipologia, ovvero se hanno dato luogo a sanzioni di tipo amministrativo o sanzioni di tipo penale. E in ultimo c'è anche un'informazione relativa alle attività di campionamento che sono state svolte e con riferimento alle diverse matrici ambientali interessate, quindi emissioni in atmosfera o scarichi di acque reflue oppure campionamento sui rifiuti ed eventuali non conformità riscontrate, quindi una diciamo, quantità di informazioni molto insomma, notevole. E questa rendicontazione avviene sia per le visite ispettive ordinarie che per quelle straordinarie.
straordinarie. Analoga la situazione viene diciamo, riportata anche per gli impianti Seveso, ovvero in particolare per le regioni, si rende conto l'attività di controllo svolta per gli stabilimenti Seveso di soglia inferiore. E quindi viene riportata l'indicazione delle specifiche degli specifici stabilimenti che sono stati sottoposti a controllo, la distribuzione territoriale sul territorio regionale e l'esito di questi controlli, ovvero se l'ente di controllo ha impartito prescrizioni o raccomandazioni in funzione poi della diversa tipologia di attività che è stata interessata. E analoga diciamo, situazione si riscontra anche per le visite ispettive straordinarie. Ora, adesso vi do un po' di dati proprio in riferimento a diciamo, queste macro categorie che sono il censimento degli impianti presenti sul territorio, quante visite ispettive sono state effettivamente condotte, le non conformità che sono state riscontrate nell'ambito di queste visite ispettive. Allora, intanto un primo dato è diciamo, derivante dalla somma diciamo, degli impianti presenti sul territorio ripartiti fra gli impianti di competenza regionale, gli impianti di competenza statale AIA e poi gli stabilimenti Seveso di soglia inferiore e di soglia superiore. In questo caso diciamo che la somma non fa il totale perché siamo ben oltre i 6.600, però abbiamo tenuto conto del fatto che molti stabilimenti Seveso in realtà sono anche disciplinati in AIA. Certamente cade all'occhio che gli impianti di competenza diciamo, relativi alle autorizzazioni integrate ambientali sono più di 6.000. E quindi questo già è un dato importante. Come sono distribuiti? Allora, questo è un primo prospetto dove possiamo riscontrare gli impianti di competenza statale. Sono al 2016, diciamo, il censimento è stato di 148 installazioni in possesso di autorizzazione integrata ambientale e come vedete diciamo, la Sicilia è quella che presenta il maggior numero di attività, segue poi l'Emilia Romagna, la Lombardia e via discorrendo. Quali sono le categorie di attività maggiormente presenti sul territorio? Sono in particolare le centrali termoelettriche, come vedete diciamo, siamo già a 82 impianti sui 148, seguono poi gli impianti chimici, le raffinerie e successive altre categorie. E come vedete le centrali termoelettriche sono diciamo, distribuite in modo abbastanza uniforme sul territorio, perché basti pensare che la Lombardia è la regione che ha il numero più elevato di centrali termoelettriche con un numero pari a 11, quindi su 182 diciamo, la distribuzione è piuttosto uniforme. Chiaramente qui ho riportato i dati più significativi sul rapporto, poi riscontrerete per tutte le regioni qual è il numero delle varie categorie di attività. E seguono poi gli impianti chimici, anche in questo caso gli impianti chimici sono sul territorio abbastanza, diciamo sono presenti sul territorio e infatti l'Emilia Romagna e la Sardegna sono le regioni che hanno il numero più elevato con soltanto 6 e 5 installazioni. Le raffinerie, anche queste sono dislocate, il numero maggiore in Sicilia con 4 installazioni. Andando avanti invece sugli impianti di competenza regionale, chiaramente qui il grafico si infittisce un po', vediamo che il dato principale è che ci sono 5.992 installazioni censite al 31/12/2016 viene subito all'occhio che la Lombardia è quella che ha la più alta presenza di installazioni con 1.810 impianti e certamente diciamo, spicca rispetto a tutte le altre, regioni. La distribuzione per quanto riguarda le varie categorie di attività, quindi le 6 categorie di attività che vi dicevo prima, dalle attività energetiche, gestione rifiuti, industria chimica, altre attività minerali, eccetera, vede la categoria numero 6, la categoria che è maggiormente presente sul nostro territorio. Quindi siamo praticamente quasi alla metà, quasi al 50% delle installazioni presenti sul territorio che è caratterizzata da impianti di categoria 6. E quindi vi dicevo le cartiere, gli allevamenti intensivi, concerie, industria tessile, quindi diciamo rispetto alle altre tipologie una categoria leggermente meno, tra virgolette, a rischio.
Segue poi gli impianti di gestione rifiuti con 1300 attività sul territorio. Vediamo che comunque la Lombardia, essendo comunque quella che ne ha più di tutti, è presente con il più alto numero di installazioni sia per quanto riguarda le altre attività che la gestione rifiuti, ma anche la produzione e trasformazione dei metalli. Ora, passando invece alle visite ispettive condotte nel 2016, questo è un prospetto che riporta le visite ispettive condotte a livello statale, quindi per gli impianti di competenza statale, e vediamo subito il numero è di 78 visite ordinarie e di 9 visite straordinarie. Vediamo già che c'è una netta differenza tra l'ordinario e lo straordinario, e questo, diciamo, mi sbilancio a dire, è un dato positivo, perché vuol dire che le ispezioni vengono ben mirate e diciamo, evitano in un certo senso l'effettuazione di visite di tipo straordinario. E in questo caso la Sicilia è quella che ne ha condotte il maggior numero, anche perché è presente sul territorio con il maggior numero di impianti, quindi anche questa è una conseguenza. Per quanto riguarda invece la categoria di attività che è stata maggiormente interessata, abbiamo in primis dalla torta evidenziata nella slide, sono 40 ispezioni presso le centrali termoelettriche, che comunque sono quelle presenti sul territorio in maggior quantità, quindi abbiamo visto 80 centrali termoelettriche, quindi più o meno sono state ispezionate la metà di queste installazioni. E seguono poi gli impianti chimici, anche questi presenti sul territorio di competenza statale in maggior quantità, e poi sono state sottoposte a controllo le raffinerie, praticamente quasi tutte le raffinerie presenti sul territorio, che sono uguali a 15, sono state sottoposte a controllo. Per quanto riguarda invece le visite ispettive degli impianti regionali, l'analisi appunto dei dati ha evidenziato che sono state condotte circa 1900 visite ordinarie di impianti di AIA regionali e 436 visite straordinarie. Anche qui, diciamo, una discrepanza abbastanza notevole tra l'ordinario e lo straordinario. Vediamo che appunto spicca in questo caso la Lombardia, l'Emilia Romagna, con il più elevato numero di visite ispettive, siamo quasi oltre le 400 visite ispettive, anche perché comunque presentano al loro interno nel loro territorio un'elevata percentuale di installazioni. Vediamo che in questo caso le categorie che sono state sottoposte al controllo sono quelle che poi sono maggiormente presenti sul territorio, cioè la categoria 6 delle altre attività, la gestione dei rifiuti, quindi gli impianti di gestione rifiuti, e poi la trasformazione, gli impianti di trasformazione metalli. Ora, diciamo, questo dato riferito alle visite ispettive in particolare di tipo regionale, diciamo, potrebbe risultare, diciamo, ridotto rispetto effettivamente al numero di impianti di competenza, diciamo, AIA presenti sul territorio, perché siamo sulle 1900 visite rispetto ai 6000 impianti presenti, quindi potrebbe essere un dato non positivo, ma in realtà quello che emerge e che sta alla base poi della pianificazione delle visite ispettive è la fase di programmazione. La fase di programmazione, che è una fase importantissima, perché è finalizzata a ad operare una verifica sul territorio che sia ragionata. Da cosa dipende la programmazione? Sostanzialmente viene seguita basandosi su dei fattori principali. In primis si deve seguire ciò che chiaramente la legge dispone, e in questo senso abbiamo a riferimento il recepimento della direttiva IED sulle emissioni industriali, che è stata emanata nel 2010, cioè il decreto 46, che ha disposto in maniera precisa che tra due visite in luogo non deve passare più di un anno per gli impianti a maggior rischio
tre anni, non più di tre anni per gli impianti a minor rischio e massimo sei mesi, entro i sei mesi deve essere condotta una successiva visita nei casi in cui nella visita precedente siano state riscontrate delle non conformità gravi. Quindi questo è, diciamo, il presupposto iniziale. Poi cosa si deve valutare? Si deve valutare cosa è indicato nelle specifiche autorizzazioni, ovvero ogni autorizzazione riporta la frequenza con la quale l'ente di controllo si deve recare presso l'impianto. Quindi avremo casi in cui l'impianto va ispezionato ogni anno e casi in cui la stessa autorizzazione prevede ogni due anni. Chiaramente questa è una base, poi l'ente di controllo, anche basandosi sulla fase istruttoria di valutazione anche dell'osservanza del gestore rispetto alle sue alle prescrizioni, all'osservanza delle prescrizioni, valuta se anche un impianto di due anni deve essere in realtà visitato con più frequenza. E chiaramente tutto questo si basa su che cosa? Su un'analisi di rischio. Un'analisi di rischio che la legge stessa impone, perché appunto evidenzia che la frequenza deve essere commisurata appunto al livello di rischio associato a ogni specifico impianto. Ora, su questo il sistema agenziale si è molto adoperato in questi anni, tanto che sono stati anche, è stata, diciamo, messa a conoscenza di tutte le agenzie di un sistema software di supporto, che è il sistema SSPC, quindi un sistema di supporto alla programmazione dei controlli, che consente con una serie di indicatori di definire il livello di rischio associato a ciascuna installazione, e si basa appunto su degli standard che sono stati poi definiti anche con chi ha ideato questo software. In ultimo, poi, che cos'è che è importante definire? È importante definire anche una programmazione sulla base di quelle che sono le disponibilità presenti a livello di ogni specifica regione, di ogni specifica agenzia, perché non sempre si ha la disponibilità di risorse, ma sia umane che finanziarie, per lo svolgimento delle ispezioni. E quindi possiamo vedere come da questo primo prospetto sulla categoria 6, sull'andamento delle ispezioni di categoria 6, come in realtà questa programmazione è stata mirata proprio alla definizione di un livello di rischio, e i risultati dell'analisi dei dati forniti da tutte le agenzie in realtà in effetti ha dato questo esito, cioè che gli impianti di categoria 6, cioè gli impianti appunto che possiamo definire di minor impatto anche sull'ambiente, sono in effetti quelli che presentano il minor rischio. E infatti vediamo che, nonostante questi siano presenti sul territorio per il 50% quasi delle attività, in realtà sono stati poi la programmazione ha interessato soltanto il 24% delle presenze, e quindi possiamo definire appunto una categoria di minor rischio. Diversamente invece dagli impianti di gestione rifiuti, dove in realtà seppur presenti sul territorio in misura, in quantità minore, la programmazione ha previsto l'effettuazione dei controlli su almeno il 42% delle presenze sul territorio. Se vogliamo guardarlo poi in un prospetto per l'impianto di competenza regionale, che prende tutte le sei categorie di attività, vediamo che le categorie di attività che sono state maggiormente sottoposte a controllo, nonostante, e la programmazione ha previsto il controllo nonostante sono presenti sul territorio in misura minore, sono in realtà gli impianti di gestione rifiuti, l'industria chimica e le attività energetiche. Quelle sono le percentuali appunto di programmazione rispetto al numero di impianti presenti sul territorio. Analogamente, per gli impianti di competenza statale, vediamo che su 148 impianti presenti sul territorio e quindi su 78 visite ispettive, la programmazione ha previsto l'effettuazione di controlli in misura molto maggiore sugli impianti maggiormente critici, ovvero sugli impianti chimici, sulle raffinerie. Le acciaierie non hanno riportato il dato, siamo oltre il 100%, chiaramente sappiamo la motivazione, e questo quindi ha consentito di focalizzare l'attenzione facendo una preventiva programmazione ragionata, che consente poi non solo appunto di mirare l'ispezione rispetto a specifiche realtà industriali, ma anche di portare a compimento effettivamente il programmato, cioè l'attività programmata. Abbiamo visto prima sulle visite ispettive precedenti, sulle visite ispettive di competenza regionale è stato portato a termine il 97% del programmato, su quelle di competenza statale l'85%.
Adesso invece andiamo a un'analisi delle non conformità che sono state rilevate per gli stabilimenti, per le visite ispettive di competenza statale e regionale. Innanzitutto, che cos'è una non conformità? In realtà, perlomeno per quanto riguarda gli aspetti disciplinati in AIA, non c'è una definizione precisa dal punto di vista legislativo, diversamente invece l'abbiamo per la Seveso. E le non conformità sostanzialmente sono delle inosservanze alle prescrizioni che sono imposte dall'autorizzazione. Ora, prima dell'entrata in vigore del decreto di ricepimento della IED, del decreto 46, in realtà le non conformità erano tutte sanzionate penalmente, quindi qui in questo prospetto avremmo avuto istogrammi relativi soltanto alle non conformità di tipo penale. Con l'entrata in vigore invece dell'articolo 29-14-des, che è stato inserito appunto nel 152, c'è stata una sorta di differenziazione tra le tipologie di non conformità e quindi abbiamo non conformità, tra virgolette, minori che sono poi sanzionate amministrativamente, secondo appunto il disposto dell'articolo 29-14-des, e non conformità che possiamo definire maggiori proprio perché seguono un iter dettato appunto dal un iter diciamo giudiziario. Quindi mentre precedentemente le procure avevano diciamo pile di nostre carte relative a appunto l'informativa su eventuali ipotesi di reato dovute a alle inottemperanze dei gestori, adesso insomma la situazione si è differenziata e questo consente appunto di dare una gravità di dare una gravità a quelle che sono le inosservanze riscontrate. Per quanto riguarda gli impianti di competenza statale, la situazione è abbastanza positiva, perlomeno per il 2016, riscontriamo praticamente un numero piuttosto esiguo di non conformità che si allineano tra non conformità di tipo amministrativo e non conformità di tipo penale. Invece per quanto riguarda le visite ispettive di competenza regionale, chiaramente essendo le visite ispettive di minor quantità, abbiamo un numero di non conformità amministrative e penali nettamente differenti. Viaggiamo sui 750 quasi 60 non conformità di tipo amministrativo e 430 non conformità di tipo penale, però già vediamo come la differenza sia notevole tra il tipo di non conformità che viene riscontrata, quindi tutto sommato il legislatore allora ha avuto ragione di cercare di differenziare la tipologia di interventi e di prescrizioni poi di attività poi successive anche di natura giudiziaria da dare in capo ai gestori degli impianti. Questa invece è la distribuzione delle non conformità rilevate rispetto alle visite, alle categorie di attività che sono state sottoposte a controllo. Appunto vediamo che le maggiori non conformità di tipo amministrativo e penale sono in realtà sono ripartite diciamo verso gli impianti di gestione dei rifiuti e altre attività la categoria 6. Un'altra diciamo attività che riveste che è parte integrante e anche molto onerosa ma anche dispendiosa in termini di impegno, è l'attività di campionamento e analisi che viene svolta dal sistema, interamente dal sistema, perché anche degli impianti di competenza statale le attività di campionamento e analisi sono svolte dalle agenzie. E possiamo vedere come l'impegno è notevole. Qui si parla di campioni analizzati per il 2016 per gli impianti soggetti a disciplina AIA, si parla di circa 6.500 campioni, ai quali poi dobbiamo sommare tutta l'attività che segue, ovvero l'attività di laboratorio che prevede l'analisi di anche 50-60 parametri e quindi è un'attività molto intensa. Quindi questo per quanto riguarda l'AIA. Un piccolo accenno dobbiamo farlo chiaramente anche per quanto riguarda gli impianti Seveso sia di soglia superiore che di soglia inferiore. E questo è un censimento che è stato condotto comunque al 2016 facendo riferimento all'inventario nazionale presente sul sito del Ministero che era datato diciamo maggio 2015. C'è stato un aggiornamento successivo che è uscito proprio negli ultimi mesi, a febbraio 2018, condotto da ISPRA,
che ha diciamo, recensito di fatto gli impianti Seveso di soglia superiore e di soglia inferiore, facendo riferimento poi all'aggiornamento anche della legge 205 che ha definito, mi sembra, 39 categorie di attività da associare agli impianti Seveso. Vediamo che per quanto riguarda gli impianti Seveso di soglia superiore è la Lombardia che ha, anche in questo caso la Lombardia che ha il numero maggiore di stabilimenti, e la categoria che maggiormente è interessata dalle appunto dagli impianti Seveso di soglia superiore sono le attività chimico e petrolchimiche e il deposito di gas liquefatti. Analogamente per quanto riguarda i Seveso soglia inferiore, diciamo il primo grafico non si legge molto, ma perché le categorie sono svariate, sono quelle che vedete riportate a fianco. Si parla di 513 stabilimenti, dove le categorie maggiormente interessate sono i gas e i depositi di gas liquefatti, anche qui il chimico, il petrolchimico, le galvaniche. Per quanto riguarda invece le verifiche ispettive, per il 2016 abbiamo avuto uno slancio delle attività sugli impianti Seveso di soglia superiore proprio per effetto delle nuove disposizioni del decreto 105 del 2015 che ha visto, diciamo, che ha fatto in modo che si potesse creare una sorta di programmazione più ragionata anche a cura del Ministero dell'Interno in supporto con ISPRA e sono riusciti comunque a portare le visite ispettive di soglia superiore a 150 visite ispettive. Diversamente invece per quanto riguarda gli impianti Seveso di soglia inferiore, dove in realtà diciamo, si evidenzia uno stallo analogamente all'anno precedente. Per il 2015 sono state soltanto 5 le regioni che hanno condotto visite ispettive di soglia sugli impianti Seveso di soglia inferiore con pochissime visite ispettive di tipo straordinario. La motivazione sostanzialmente è dovuta al fatto che, probabilmente è dovuta al fatto che molte regioni non hanno demandato a un organo specifico designato per lo svolgimento delle attività ispettive, non hanno fatto a tempo, proprio perché il 2016 è molto vicino all'entrata in vigore del decreto 105, ad organizzarsi per ottemperare a quelle che sono state appunto le nuove disposizioni imposte dal decreto di recente emanazione. E in questo caso, per quanto riguarda le azioni correttive che sono state impartite nell'ambito appunto di queste poche regioni, per quanto riguarda la soglia superiore, intanto distinguiamo il tipo di non conformità, tra virgolette, che sono la raccomandazione, che sono la non conformità maggiore e la non conformità minore. La non conformità minore è quella che poi dà luogo a delle azioni correttive, denominate raccomandazioni, che non sono vincolanti per il gestore, ma chiaramente si verifica successivamente l'adozione, perché anche sono interventi tesi a migliorare il sistema di gestione della sicurezza ai fini della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Mentre invece le non conformità maggiori sono vincolanti per il gestore, cioè l'ottemperanza alla prescrizione che viene impartita per risolvere la non conformità maggiore sono vincolanti per il gestore e possono dare luogo a una successiva successive azioni di tipo giudiziario. Per quanto riguarda le verifiche Seveso di soglia superiore, le non conformità anche in questo caso c'è un divario netto fra le raccomandazioni, quindi legate a non conformità minori, rispetto a quelle legate a non conformità maggiori, e quindi abbiamo questa diversificazione fra il numero. Ho finito. E in questo prospetto vengono evidenziate quali sono gli elementi di gestione della sicurezza per i quali sono state rilevate maggiori non conformità, quindi le raccomandazioni, ovvero quelle non conformità di tipo minore, sono state rilevate in particolare per quanto riguarda l'organizzazione del personale, quindi la definizione di ruoli e di responsabilità in merito
alla gestione dell'emergenza o comunque della prevenzione degli incidenti e la pianificazione dell'emergenza. Analogamente per le prescrizioni, il controllo operativo, la pianificazione dell'emergenza sono gli elementi del sistema di gestione della sicurezza, che è quello che viene principalmente verificato nelle visite ispettive SEVESO, e sono appunto gli elementi gestionali maggiormente interessati da prescrizioni. Per quanto riguarda invece le azioni correttive definite negli interventi nelle verifiche ispettive presso gli impianti SEVESO di soglia inferiore, abbiamo anche in questo caso una netta differenza fra le raccomandazioni e le prescrizioni, ossia tra le non conformità di tipo lieve e le non conformità invece maggiori. Anche in questo caso le azioni correttive sono state poste in particolare per questi elementi gestionali, e dove vedete una netta predominanza anche in questo caso delle raccomandazioni e prescrizioni impartite in particolare per gli elementi gestionali legati al controllo operativo, ossia alla gestione, alla definizione di procedure e istruzioni atte a prevenire gli incidenti rilevanti e alla pianificazione dell'emergenza. Lo vedete appunto negli istogrammi nella parte superiore. Ora, queste possiamo dire che sono solo alcune, adesso vi ho tediato con un sacco di numeri e con un sacco di informazioni, forse spero che insomma sia abbastanza chiaro. Queste sono solo alcuni dei dati che sono presenti nel rapporto e quindi si possono fare molte elaborazioni e molte valutazioni. E speriamo che insomma questo tipo di rendicontazione, magari più snella e più focalizzata su alcuni aspetti, si possa proseguire anche al fine non solo di rendere edotto il cittadino rispetto a quelle che sono le nostre attività per la sua tutela e per la tutela dell'ambiente, ma anche per garantire una comunicazione in sinergia fra tutto il sistema, una comunicazione migliore, ma anche tesa ad armonizzare e a creare insomma una sorta di sistema comune di divulgazione dell'attività, ma anche di tutto sommato anche di programmazione delle attività ispettive, perché se si conosce anche quello che si fa a casa del vicino, probabilmente c'è una sinergia, una comunicazione maggiore. Quindi ci auguriamo che poi nel proseguo l'obiettivo del sistema è quello di rendicontare anche altre attività di controllo del sistema, quindi vediamo come proseguirà. Nel frattempo io vi ringrazio dell'attenzione, speriamo di aver